Volevo ricordare Carmen Consoli, era una grande siciliana. Io volevo ricordare un altro grande siciliano di cui oggi si celebrano i 23 anni dall'assassinio a causa della mafia, Paolo Borsellino. Un applauso al coraggio di certi uomini, alla lealtà di certi uomini che con il loro sacrificio hanno lasciato dei segnali che sono eterni. Perché gli uomini e le donne di buona volontà, ogni volta che recepiscono questi segnali nell'aria, penso che un po' la voglia di essere migliori, di comportarsi meglio nella vita di ogni giorno viene, no? E poi volevo ricordare, scusatemi, non per intristirvi, ma giusto così, per un pensiero forte, una bambina di 12 anni, siriana, che ieri è morta su un barcone perché malata di diabete. E pare che lo scafista crudele, come sono crudeli questi scafisti che costringono questi uomini, queste donne, questi bambini a viaggi assurdi, e ha buttato in mare lo zainetto con la iniezione, con la siringa di insulina. Tutti forse avete saputo di questa cosa. Sono tanti morti in mare, ma questa bambina che il padre a un certo punto l'ha dovuta seppellire nelle acque del Mediterraneo perché mi sembra che meriti, da parte di questo pubblico della musica, di questo pubblico che ha voglia di emozionarsi, perché forse a partire dalle emozioni possiamo diventare persone migliori, no? Con Carmen dicevamo oggi nella grotta, Carmen ha inventato una parola, la memoria emotiva, cioè quando uno ricorda e si emoziona vuol dire che è sulla pista giusta per diventare una persona più profonda, migliore, più umana. E il grande Pino Daniele diceva in una splendida canzone che si intitola Anna verrà: perché abbiamo un mondo da cambiare noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare, noi che ci emozioniamo con la musica e per la musica veramente abbiamo un grande compito, cambiare il mondo senza fregarcene niente di certi balordi che urlano odio, 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 ma noi non possiamo sentire queste parole. Allora, dal palco, dalla 19... Pronto? Ok. Dalla... Se vogliamo ricordare solo che dopo Carmen Consoli lo spettacolo continua, eh? Sì, Carmela ci ricordava che dopo il concerto di Carmen, nella grotta, in fondo a questa strada, lo spettacolo continua perché tutte le band emergenti che hanno suonato prima faranno una jam session. Grazie a Carmela, grazie a Erminia, grazie a Sandro, a tutto il meraviglioso staff del Meeting del Mare e dal palco della 19ª edizione, Interiorità, Carmen Consoli in concerto. Buona serata, grazie. Buonasera. Quel pomeriggio si passava da un divano all'altro, qualunque frase era ingombrante in pieno agosto. Io ti chiedevo più attenzione, un minimo di slancio, mentre l'arrosto di tua madre mi rendeva omaggio. Ah, voglio vivere così, col sole in fronte, l'amore ai tempi dei miei nonni era sognante. Ricordo come fosse ieri il nostro primo incontro, tu eri un po' ubriaco intento a fare colpo, parlavi di finanziamenti a tasso agevolato, cessioni, transazioni e nere ricerche di mercato. Passava da un divano all'altro mentre studiavo come dirti che ti avrei lasciato. Tu già dormivi al 40° di Roma Lazio, pensavo io a tua madre.
pomeriggio eri un tutt'uno col divano grigio. L'avrei dovuto già capire sin dal primo incontro. Eh già.